Carissimi amici, buongiorno. Eccoci di nuovo insieme. Sono il vostro medico, la dottoressa Elvira Serra, e questa è la rubrica In Salute. La bella stagione ci porta ad esporci al sole, e il sole è una bellissima cosa, perché il sole migliora l'umore, è un antidepressivo naturale, migliora l'assorbimento del calcio nelle ossa e quindi ci fa molto bene esporci al sole. Però dobbiamo sempre ricordare che il sole può anche dare dei pericoli, soprattutto dà dei pericoli alle persone cosiddette di fototipo chiaro, cioè le persone che hanno la pelle molto chiara, gli occhi chiari, i capelli magari biondi o rossicci, sono più esposti rispetto alla restante popolazione a delle problematiche della pelle. E qual è la problematica della pelle peggiore? Il melanoma. Il melanoma è una malattia della pelle che in genere è una deterioramento di un nevo già preesistente, e quando soprattutto nella prima età, nell'infanzia, ci sono delle scottature solari su questi nevi, è più probabile che poi in età adulta possa verificarsi la formazione di un nevo che si trasforma in melanoma. Il melanoma purtroppo è una malattia dei giovani, è un tumore della pelle che colpisce molto di più i giovani e purtroppo è proprio per la questione dell'esposizione al sole. Pertanto noi dobbiamo stare molto attenti, soprattutto chi è di un fototipo chiaro, che ha dei nevi cutanei sulla pelle, perché bisogna sapere che l'esposizione al sole va fatta in orari che vanno dalle 9 alle 11 e poi in orari che vanno dalle 16 in poi. Quindi dobbiamo evitare tutti quanti noi, non solo il fototipo chiaro, di esporci in queste ore in cui i raggi solari possono essere particolarmente nocivi. E poi dobbiamo ricordare la schermatura. Noi dobbiamo utilizzare delle creme che sono schermanti in modo che non consentano alle radiazioni nocive di raggiungere la nostra pelle e di apportare dei danni. Quindi il consiglio che io voglio dare: fate tanto mare, perché il mare fa bene soprattutto in alcune ore del giorno. Gli orari di prima mattina e di tardo pomeriggio fanno molto bene per l'attivazione del metabolismo, soprattutto nei bambini, perché si respira il famoso iodio che in questi orari viene su dal mare. Per quanto riguarda l'esposizione dal sole, che ci fa tanto tanto bene, però stiamo attenti, curiamo la nostra pelle e facciamo attenzione a non esporci nelle ore in cui il sole è cattivo perché i suoi raggi ci danno solo la parte negativa, ma stiamo attenti poi a schermare la nostra pelle con delle creme che abbiano una protezione adeguata al nostro fototipo. Io vi ringrazio per l'attenzione, come sempre sapete che scorreranno i miei numeri di telefono e quindi mi potrete chiamare per qualsiasi consiglio. Avremo un approfondimento sempre su questa tematica nelle prossime settimane. Io per il momento vi ringrazio per l'attenzione e vi attendo tutti alla prossima rubrica. Buongiorno amici!